Le carte degli Illuminati è un gioco ideato da Steve Jackson, fautore di altri giochi da tavolo, che nel 1980 fonda l'azienda Steve Jackson Game. Del gruppo fa anche parte il giovane disegnatore Dave Martin. Comunque, il gioco Illuminati viene pubblicato ufficialmente nel luglio del 1982. Nella versione base classica comprende da 2 a 8 giocatori che impersonano diverse organizzazioni legate alla massoneria che lottano per l'annientamento degli altri gruppi rivali fino a risultare i vincitori. I disegni delle carte si ispirano a varie opere letterarie, ma nel corso degli anni si instaura un fondo di sospetto sul gioco per via degli eventi che alcuni disegni presagiscono. In pratica, le carte sembrano profetiche. Infatti, il 1 marzo del 1990, negli uffici della Steve Jackson Game di Austin, in Texas, vi fu una retata da parte di agenti dei servizi segreti degli Stati Uniti, che requisirono tutti i documenti, materiali ed apparecchiature. L'accusa nei confronti dell'azienda è quella di aver assunto un pericoloso hacker, Lloyd Lankership, più famoso negli anni 80 con il nome di Dementor, che era già stato arrestato varie volte per lo stesso reato. Ovviamente l'operazione portò gravi danni economici all'azienda di Steve Jackson, che si imbarcò in una causa giudiziaria contro il governo degli Stati Uniti, causa che vinse, vedendosi restituire tutto il materiale, ma con molte parti di hard disk mancanti o manomesse, ed alcuni documenti non vennero resi. Ormai il danno era fatto, e molti sospettarono che Steve Jackson, attraverso i disegni delle sue carte, volesse comunicare qualcosa di estremamente proibito. Comunque, dato il successo che ottenne il gioco, furono aggiunte altre carte e nel 1995 venne pubblicata la nuova versione, il Nuovo Ordine Mondiale, dove si può giocare anche testa a testa, e cioè uno contro uno. Comunque, come già detto, i disegni delle carte si ispiravano a varie opere letterarie. Ma da quel momento, aumentando di numero, infatti le carte divennero 532, ci furono nuovi disegni che nel corso degli anni accentuarono il sospetto sul gioco, proprio per via degli eventi che prevedevano. Ad esempio la carta Terrorismo Nucleare, che raffigura due grattacieli bombardati. Ovviamente quell'immagine ci riporta al disastro dell'11 settembre 2001. O la carta del Pentagono, che raffigura proprio l'attacco allo stesso. O la carta Oil Spill, fuoriuscita di petrolio, preannunciante il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel 20 aprile del 2010. Infatti, il 20 aprile del 2010, milioni di barili di petrolio si riversarono per giorni e giorni nel Golfo del Messico. Poi c'è la carta dei disastri combinati, che è stata legata al disastro atomico di Fukushima l'11 marzo del 2011, a seguito di un tremendo terremoto e che procurò uno tsunami con onde alte fino a 10 metri. Questa carta è preceduta dalla carta dell'orologio, le cui lancette segnano 11 e 11, ora in cui accadde il disastro. Le carte terremoto e tsunami preannunciano disastri ambientali combinati da varie società segrete, tra cui il Giappone, indicato con la carta della torre Jinzhuoko di Tokyo. La carta Jihad professa eventi legati all'ISIS e l'avvento dello Stato Islamico. La carta Track Bomb è legata agli attentati dal 2004 al 2019,
a Madrid, Nizza, Berlino, Londra, Stoccolma, Parigi, eccetera. E la carta quarantena racconta di un disastro legato a un'epidemia, forse il coronavirus. Ma il futuro del gioco è legato alla carta Hitler Brain, che prevede l'avvento di gruppi radicali nazionalisti. Ma infine, l'ultima carta, che illustra una preoccupante terza guerra mondiale. Concludendo, ad oggi non esiste un'edizione completa di tutte le 532 carte del gioco. Girano personaggi con un forte spirito di collezionismo, e quindi è molto difficile trovarle. E qui si conclude questo video, ma fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Queste carte sono davvero profetiche, o si tratta di coincidenze? Ti ricordo inoltre che se vuoi sostenere questo canale basta un like o un'iscrizione nel caso non fossi iscritto. È gratuito ed io te ne sarei davvero molto grata e potrei continuare a creare contenuti per te. Ma in ogni caso spero di rivederti molto presto nel prossimo video.